chiaroventi sulla decisione del comune di chiudere il Ponte Vecchio per oltre un mese. Vaccinazioni terminate nell'U7 Pedemontana, ora si aspetta l'arrivo di altre dosi. La scuola riparte, ma solo per metà, gli istituti superiori dovranno attendere ancora. Furbetti delle seconde case in azione in altopiano. Finanzieri sospettiti del traffico fanno un blitz in trattoria, multati titolari e clienti. Concerto di inizio anno su Rete Veneta per portare la notte immortali nelle case dei veneti. Buonasera, benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con un tema molto sentito in questi giorni in città, ovvero quello della chiusura del Ponte Vecchio per lavori. Non si placa infatti l'eco delle polemiche dopo la decisione del comune di chiudere per oltre un mese. Il Ponte Vecchio resterà chiuso a lungo da qui a maggio, con qualche giorno di cantiere fino alle 17 e oltre un mese di stop totale. Le chiusure inizieranno già fra una settimana, ma il primo blocco, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, arriverà dal 20 di gennaio. Ancora una volta la città si risveglia stupita di fronte al modo e al merito portati avanti dall'amministrazione di Elena Pavan, che ha reso ufficiali le chiusure solamente il giorno prima dell'Epifania. Molto tempo dopo che commercianti, residenti, esercenti e operatori economici dell'area che vive a ridosso del ponte e soprattutto che vive del ponte stesso avevano iniziato a parlare di queste chiusure. Il modo sembra essere quello già visto dalle parti del palazzo municipale nell'era Pavan di mettere la città davanti al fatto compiuto o giù di lì. Con la comunicazione che arriva a pochi giorni dalle chiusure e tante, troppe domande rimaste senza risposta. Per quanto riguarda il merito, sono in molti a far notare che solo qualche giorno prima dell'ufficializzazione del mese di stop, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta aveva dichiarato che si stava lavorando con l'azienda a una sola settimana di chiusura totale. Il rammarico politico, e non solo, è legato alle possibilità ormai sfumate di arrivare a una gestione diversa delle chiusure se l'amministrazione di Elena Pavan avesse condiviso maggiormente il tema. L'abbiamo saputo tardissimo, l'avessimo potuto condividere per tempo, ad esempio in commissione territorio, con tutte le forze politiche, per tempo avremmo raccolto una serie di proposte. Averne parlato per tempo avrebbe forse portato a risultati diversi. Quando per tempo non si intende dicembre o i primi giorni di gennaio, ma qualche settimana o qualche mese prima. Averne parlato prima sia nelle istituzionali, ma soprattutto con i diretti interessati, con chi lavora, in modo particolare commercio e ristorazione di quest'area di Bassano, avrebbe per tempo aperto un tavolo con tante teste, tante idee che messe insieme sicuramente avrebbero trovato una soluzione ottimale. Restiamo in centro a Bassano, restiamo a ridosso del Ponte Vecchio perché parliamo della centralina che un privato vorrebbe costruire sul Brenta, a due passi dal Monumento Nazionale. Ora, dopo che si è espressa la sovrintendenza qualche giorno fa, arriva una nota anche da parte della Regione. Dopo la durissima presa di posizione della sovrintendenza, che ha diffidato dal proseguire i lavori, il privato che vorrebbe costruire una centralina sul Brenta, arriva un'altra voce di grande impatto. È quella del direttore della difesa del suolo della Regione del Veneto, che ha scritto una nota alla ditta, avvertendo di non proseguire con alcuna opera fino alla fine della vicenda giudiziaria che incombe sul progetto. Va evitata, si legge nella lettera, l'esecuzione di opere che per il caso di annullamento del titolo dovrebbero essere rimosse e che nel frattempo potrebbero anche recare pericolo sotto il profilo idraulico. La Regione ricorda che la sovrintendenza, con una nota del 24 dicembre, ha evidenziato che i lavori sono sprovvisti di specifico nulla osta, considerato che le opere sono potenzialmente dannose per la tutela e la conservazione dei beni culturali presenti nell'area. Ha invitato il privato a presentare una regolare istanza. E la Regione ricorda anche che il mancato rispetto delle normative di tutela del paesaggio e dei beni monumentali può comportare risvolti di carattere penale. A questo punto hanno preso ufficialmente posizione tanto la Regione quanto la sovrintendenza. Chi non prende posizione è invece il sindaco Elena Pavan, che sulla centralina si è espressa l'ultima volta il 15 ottobre dell'anno scorso, in occasione del sequestro dell'area di cantiere. Quel giorno il sindaco definì avventata l'ultima operazione del privato nel sito, poi più niente. Per carità, nessuno chiede al sindaco di essere avventato a sua volta, ma con due pronunciamenti così importanti non prendere posizione farebbe passare il comune di Bassano per un Don Abbondio, in un romanzo sul quale potrebbe presto essere scritta la parola fine. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a vedere qual è la situazione delle vaccinazioni nell'area dell'Ulss 7 Pedemontana.
Giunge al termine anche nella zona di competenza dell'ULS 7 Pedemontana la prima fase della campagna di vaccinazioni anti-Covid. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione, l'azienda sanitaria bassanese ha effettuato 2.655 somministrazioni, ovvero il 9,2% delle 28.752 somministrazioni eseguite nel Veneto dall'inizio della campagna. L'operazione da parte dell'ULS 7 è terminata con le vaccinazioni al personale sanitario dell'ospedale di Asiago e nelle case di riposo del territorio. La gran parte delle somministrazioni riguarda persone fra i 40 e i 60 anni, ma sta crescendo anche il numero degli anziani che vengono vaccinati nelle case di riposo. Dopo l'apertura della campagna il 27 dicembre scorso, le operazioni sono riprese nei primi giorni dell'anno e da quel momento la media si mantiene molto alta, tanto che il Veneto ha già utilizzato il 74% delle dosi assegnate alla nostra regione e si attende ora l'arrivo del secondo importante quantitativo di dosi per incrementare la campagna vaccinale già dai prossimi giorni. Il sindaco di Asolo lavora in ambito sanitario e si è trovato di fronte nei giorni scorsi a una dura realtà, ovvero al fatto che molte persone volevano fare il tampone, si recavano da lui per fare il tampone perché a Capodanno, a Natale, erano stati a contatto con amici che poi si erano rivelati positivi. Partendo da questo punto, il sindaco ci ha mandato un video nel quale chiede grande attenzione per i prossimi giorni. L'onda lunga delle feste di Natale e di Capodanno sta arrivando e si concretizza in un numero sempre crescente di persone che vanno a farsi il tampone dopo aver scoperto che gli amici con cui hanno fatto il cenone o il pranzo della festa sono positivi. A rivelarlo è il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, che lavora in ambito sanitario e ha pubblicato sui social la foto di 7 test positivi su 25 effettuati qualche giorno fa. Per colpa di alcuni stiamo pagando uno scotto molto pesante, cioè alcune persone non si sono rese conto che frequentare, fare feste, frequentare delle persone senza mantenere il distanziamento o l'uso della mascherina possono essere assolutamente devastanti. E in effetti è così, non è possibile che in questi giorni i medici di base, gli ambulatori territoriali, il pronto soccorso, le strutture sanitarie stiano subendo l'onda lunga del Natale e i primi casi del Capodanno. Il sindaco sottolinea come molte delle persone che si sono sottoposte al tampone abbiano candidamente ammesso di aver partecipato a feste private o di aver visto amici che poi si sono rivelati positivi e lancia un appello perché si arrivi a un maggior senso di responsabilità. Rispettiamo le regole. Parliamo adesso delle zone arancioni, rosse, gialle, dei colori che ci aspettano nel prossimo periodo. Siamo andati a chiedere ai bassanesi cosa ne pensano. Beh, insomma, bisogna stare a casa, fare un sacrificio. È sempre bene nostro, anche per gli altri. Ah, sono brutto, brutte cose proprio. È difficile? Sì, tanto difficile. A me non mi dica niente, tanto noi stiamo dentro casa, perché io sono invalido al 90% e sto con un invalido al 100%. Quindi siamo chiusi in casa, volenti o nolenti. Oggi siamo usciti per spesa, per andare a prendere gli occhiali, perché non ci si vedeva. Quindi quello che fanno, per me è tutto uguale. Non cambia niente. Nulla. Per esatto. Lei? Uguale. Chiuso in casa con due invalidi, quindi. Vista la situazione, dobbiamo accettarle di buon grado, anche perché è interesse nostro che si possa risolvere questo problema. I tempi saranno ancora lunghi, ma insomma dobbiamo ognuno mettere qualcosa di proprio, ecco, per riuscire a uscirne. Ognuno dobbiamo fare la nostra parte, ecco. Io mi oriento secondo anche la mia coscienza, ecco, che si è formata, per cui cerco di fare la mia parte. Quindi come, limitandosi. Come sempre, certo, sì, rispettando gli altri, però nello stesso tempo rispettando anche me stessa. Adesso affrontiamo un tema che può essere delicato e anche scabroso, perché parliamo dei cosiddetti furbetti delle seconde case. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni che riguardano l'altopiano. Il decreto Natale e anche il nuovo testo valido fino a fine gennaio prevedono il divieto di spostamento tra regioni e la chiusura delle strutture ricettive. Solo chi è proprietario di seconda casa nella regione di residenza ha diritto di raggiungerla. È strano dunque notare la presenza di turisti, come ci segnala il gestore di un'attività ricettiva dell'Altopiano.
Noi riceviamo continuamente chiamate di persone che ci dicono: ma come, voi non ci prendete, quando altri posti ci hanno detto di sì? Basta che mi chiamate in privato, ci mettiamo d'accordo, dite che siamo amici e potete salire. Il nostro interlocutore, che ha chiesto di restare anonimo, ha provato in prima persona a cercare una camera, avendo la conferma che c'erano molte prenotazioni e posti occupati. Gli onesti, che per fortuna ce ne sono molti, perché io le vedo, tante attività sono chiuse in altopiano e non hanno ospiti, ecco, ci rimetteranno per i soliti furbi, perché ci sono i furbi che invece con la scusante dell'amici, certificato medico, si sono riempiti gli alloggi, guadagneranno, poi magari oltretutto chiederanno anche rimborsi, probabilmente. L'inganno della legge, vizio tipicamente italiano, è presto trovato anche per l'assenza di filtri negli spostamenti. Con controlli inesistenti, ripeto inesistenti, perché conosco persone che hanno la seconda casa, sono saliti dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, facendo autostrada, tranquilli, uscendo a Piovene Rocchetta, al casello. Chi va a trovare amici dovrebbe rientrare a casa la sera stessa. In più, nelle giornate rosse c'è l'obbligo di fare passeggiate solo nei pressi di casa. I piatti sono chiusi. Io ho notato che dove vanno a volte i tesserati fisi, ci sono altrettante persone che non c'entrano nulla con i tesserati fisi, che ovviamente non possono sciare perché non hanno l'autorizzazione, non hanno lo ski pass, però sono lì con i bob, con le slitte, ciaspole, e non c'è la fin fine, uno fa quello che vuole, insomma. Parliamo adesso delle scuole, domani tornano in classe i più giovani, mentre per le superiori c'è da aspettare ancora. Era tutto pronto per riaprire i cancelli e le porte delle aule, tornare sui mezzi di trasporto riorganizzati e vivere di nuovo l'ambiente educativo e collettivo della scuola, ma le superiori in tutto il Veneto dovranno aspettare il 1 febbraio, come deciso nell'ordinanza regionale. Un po' si percepiva, quindi in realtà ne abbiamo preso atto e ci atteniamo alle indicazioni, del resto è importante, la prima cosa è la salute, e in ogni caso i numeri purtroppo non migliorano, quindi il rischio sarebbe comunque stato quello magari di ripartire e dopo magari una settimana chiudere se la situazione non migliora. In primavera la scuola ha affrontato e gestito la didattica a distanza con la speranza di uscirne. Nonostante da fine ottobre le cose siano funzionate bene, si respira un po' di sconforto. Adesso la situazione inizia ad essere molto pesante. Sì, siamo un po' stanchi, ma penso sia normale comunque. Il piano di rientro è già pronto per essere applicato dal 1 febbraio. L'ufficio scolastico regionale, provinciale, il prefetto e tutte le ditte di trasporti avevano lavorato appunto per riorganizzare, quindi in realtà tutto è pronto per ripartire, quindi si spera insomma che migliori la situazione dal punto di vista proprio sanitario. Il rammarico di non poter ripartire in presenza è rivolto soprattutto agli studenti. Mi dispiace, ripeto, per i ragazzi, perché loro sono stati privati un po' di tutto, e soprattutto per i ragazzi delle classi quinte, perché anche quest'anno saranno comunque penalizzati. A tutti, studenti, professori e famiglie, la preside fa un invito per questo mese di gennaio, diverso da come era previsto. Si tratta di tenere duro, ecco, di resistere ancora un pochino. Non ce l'hanno proprio fatta a resistere invece i clienti di una trattoria del Bassanese, che hanno scelto di andare a mangiare a pranzo anche durante un giorno prefestivo nel quale non si poteva fare solo asporto. La finanza si è insospettita del via vai ed ecco cosa è successo. Tante auto fuori da un locale di solito sono una prova della qualità della cucina. Se però il parcheggio è pieno durante il lockdown natalizio, allora qualche problema c'è. Basandosi su questa constatazione, la Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha scoperto che una trattoria di Romano De Zelino effettuava il servizio di somministrazione ai tavoli in una giornata prefestiva. Le fiamme gialle si sono insospettite quando hanno notato che nel parcheggio della trattoria continuavano ad arrivare auto e che nessuno usciva con il cibo confezionato per l'asporto. Il blitz ha portato al titolare della trattoria una multa di 400 euro, medesima sanzione per 6 avventori.
Saliamo in altopiano invece per un intervento da parte del soccorso alpino per aiutare i tecnici dell'Enel. Operazioni in quota di e-distribuzione e soccorso alpino speleologico per completare la riparazione dei danni provocati dalle abbondanti nevicate nei giorni scorsi. Il personale è intervenuto fra Calvena e Lusiana per il ripristino di una linea di media tensione, dove un primo tentativo di avvicinamento era stato ostacolato da un importante accumulo nevoso. Il pericolo di valanghe e l'impraticabilità della viabilità ordinaria hanno reso necessaria la pianificazione di un intervento straordinario, con il fondamentale supporto delle guide del soccorso alpino che con motoslitte, ciaspole e tecniche alpinistiche hanno facilitato il trasporto di uomini e mezzi in quota. Adesso parliamo di Befana, una Befana un po' particolare, quella di Cartigliano, perché sotto le mentite spoglie c'è il sindaco, l'onorevole Germano Racchella, che si è vestito da Befana e ha condotto la tombola del paese, naturalmente tutto in sicurezza con le norme anti-Covid, e domani nei nostri telegiornali vi faremo vedere com'è andata. È andata in modo molto divertente anche a Rossano Veneto, dove le Befane sono arrivate a dorso d'ape. Seguendo le regole del periodo, la Befana di Rossano Veneto si è messa in modalità consegna casalinga. Quattro Befane, accompagnate dai loro aiutanti in tabaro e dai volontari civici, hanno consegnato 250 calzette ad altrettanti bambini, scorrazzando per le strade del paese su una piccola flotta di ape. Befane invece annullate, quelle dell'Alta Padovana quasi tutte, e a Cittadella il sindaco invita ancora una volta a prestare attenzione alle regole. È mancato il fuoco alla Veccia che rallegrava la notte del 5 gennaio a Santa Croce Bigolina. Nel rispetto delle regole e dei divieti imposti dall'emergenza, la tradizionale festa della Befana resta religiosa e affidata a ogni famiglia. Il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, ricorda poi... È chiaro che c'è il divieto di qualsiasi fuoco ovunque, anche perché si crea assembramento, e quindi ci sarà la polizia locale che andrà a verificare assieme anche alle altre forze dell'ordine che gireranno il territorio. Non solo. Il sindaco fa un pressante richiamo ai cittadini. Isolamento fiduciario e quarantena devono essere rispettati alla lettera. Noi sindaci abbiamo una comunicazione quotidiana di tutte le persone che sono o in quarantena o che sono positive al Covid, con nome, cognome, via, eccetera, eccetera. Quindi sono ben identificate. Questo perché? Perché è chiaro che facciamo dei controlli che vengono fatti sia a campione, sia controlli del territorio. Quindi nel momento in cui una persona venisse fermata in giro per il territorio e fosse oggetto di quarantena o addirittura, cosa peggiore, positiva, è chiaro che scatterebbe la sanzione ma anche la denuncia penale. I cittadini sottoposti a queste misure devono rispettare le indicazioni del medico di medicina generale. La legge non fa sconti a nessuno e neppure il Covid-19. Siamo arrivati alla vostra rubrica dei presepi, eccone alcuni. Thank you.
Prima di salutarvi vediamo lettura del report quotidiano serale dell'emergenza coronavirus. Ci sono in Veneto 91.484 casi, sono 1.399 in più rispetto a questa mattina. Ma scendiamo nella seconda parte della tabella, molto importante perché ci spiega la situazione della sanità, ovvero in calo i ricoveri in area non critica, sono meno 29, sono 2.955 e resta stabile invece il numero delle terapie intensive che è 378, sono da segnalare anche 19 decessi. E questa sera alle 21.15 su questa rete andrà in onda il concerto di inizio anno dell'orchestra Mitteleuropea Lorenzo da Ponte, diretta dal maestro Roberto Zarpellon nella chiesa di San Francesco a Bassano de Grappa, un modo per portare le notti immortali della grande musica nelle vostre case. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata. Dalle verdi malghe della Lessinia nascono i formaggi, le soppresse, i salami, la coppa al vino rosso di Verona, dal sapore semplice ed unico. Provali da Cherubin. Bentrovati al meteo. La circolazione instabile che ci accompagna da giorni se ne va, la pressione atmosferica torna ad aumentare e dunque il tempo sarà in miglioramento. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 7 gennaio. Sul Veneto la caratteristica meteorologica saliente sarà un calo delle temperature ma anche la presenza della nebbia. Nelle ore più fredde della giornata infatti avremo diffuse foschie in pianura e in alcune zone saranno anche fitte e persistenti. Più sole invece a partire dal pomeriggio ma ancora nuove riduzioni della visibilità alla sera. Temperature in diminuzione, minime comprese tra meno 2 e 2 gradi, valori massimi invece tra i 3 e i 6 gradi all'incirca. Con la grafica vediamo ora come sarà la situazione a Bassano del Grappa. Il tempo anche qui risulterà decisamente asciutto e stabile. In mattinata avremo nubi basse e nebbie, dunque il cielo risulterà anche piuttosto grigio. Ampio soleggiamento invece a partire dalle ore pomeridiane. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Assapora le specialità della Lessinia. Mozzarella al latte crudo 2,80 €. Cotto nazionale da Busseto Parma 15,90 € al chilo. Cherubin a Bassano via Gobbi.